Grazie Presidente. Allora, partiamo un po' dall'esposizione di questi debiti fuori bilancio. Tengo a precisare che a mio avviso il riconoscimento di questi debiti fuori bilancio doveva avvenire prima, non in questa sede, perché almeno come indicazione politica che era stata fornita, chiedo scusa, che era stata fornita era che questi debiti fuori bilancio dovevano essere riconosciuti attraverso una ricognizione che era propedeutica alla verifica degli equilibri di bilancio non al 31 di luglio, ma in sede di consuntivo, in sede di rendiconto, e questo poi ha portato, come ricorderete, all'emersione di 2.300.000 euro di debiti fuori bilancio in sede di rendiconto, e che ha portato questo Consiglio Comunale a votare il piano di riequilibrio pluriennale. Ora ci troviamo di fronte ad ulteriori debiti fuori bilancio ed è una cosa, ripeto, inusuale, perché doveva essere approvato prima, portato in approvazione prima. Ma la cosa che diventa sconvolgente è che alcuni di questi debiti, non tutti, sono sorti molti anni prima, quindi non è che sono sorti, avrei potuto capire se fossero sorti dal 5 luglio al giorno di oggi. Andiamone ad analizzare uno per uno, perché poi sono tre casistiche diverse e ben distinte. Allora, c'è un debito fuori bilancio di 1000 euro circa, 1018,54 euro, che, il cui riconoscimento viene richiesto dal terzo settore, e nella relazione c'è scritto che nell'anno 2018, per mero errore materiale, non si è provveduto ad assumere tempestivamente l'impegno di spesa di 1018 euro a favore di Asso Handicap. A titolo questo impegno doveva essere fornito di compartecipazione obbligatoria per un cittadino di Frascati. Ora, ripeto, si tratta di un errore, non ci sono né sanzioni né interessi. Il responsabile del procedimento è il dottor Ghirardi, che personalmente, io personalmente ho la massima fiducia e stima, per cui su questo, per 1000 euro, l'unica cosa che posso dire è che doveva essere portato prima, in modo particolare anche dal dirigente. Ben più complessa la situazione dei debiti fuori bilancio del servizio del patrimonio, e guarda caso io sono l'assessore al patrimonio, quindi anche su questo avrei gradito essere messo a conoscenza prima di questi debiti. La cosa sconvolgente è che qui si fa riferimento a due fatture per l'assegnazione di perizie di stima all'Agenzia del Territorio, addirittura queste perizie fanno riferimento al 2004, quindi affidamenti di incarico dal 2004 ad oggi che non sono stati mai pagati, 2004 ad oggi, quindi a me questa logica di funzionamento... Epopea dei gattoperdi. La cosa ancora più sconvolgente, l'importo non è molto elevato, parliamo di poco meno di 10.000 euro. La cosa più sconvolgente è che sulla prima fattura di 811 euro noi dobbiamo pagare 467 euro di interessi. Minchia. Sulla seconda fattura di 6.500 euro paghiamo 1.500 euro di interessi. Ora, noi per spirito istituzionale, per rispetto nei confronti dei cittadini, siamo tenuti a riconoscere questi debiti fuori bilancio, ma io chiedo formalmente che queste somme vengano addebitate ai responsabili. Oh, era ora. Pagate dopo 15 anni. Era ora. Io mi ribello a questo modo di fare. Noi ci siamo trovati in due anni a riconoscere più di 3 milioni di euro. 3 milioni di euro di debiti fuori bilancio. È una situazione insostenibile. Non siamo un comune capoluogo di regione. Al di là della nostra ricchezza, al di là della nostra capacità. 3 milioni di euro in due anni è un'enormità, quindi questo modo di operare, di far riconoscere debiti fuori bilancio a questo Consiglio Comunale, a questa amministrazione, è un'operazione che deve finire una volta per tutte.
Perché noi ci presentiamo innanzi alla Corte dei Conti dove diciamo questo è il nostro valore debitorio complessivo e non è possibile che dopo un mese escono ulteriori debiti fuori bilancio. Andiamo alla terza fattispecie. La terza fattispecie fa riferimento a debiti fuori bilancio per spese di lite nelle cause contro il comune di Frascati per effetto delle sentenze del giudice di pace di Velletri per proventi contravvenzionali. No? La vicenda è abbastanza nota, nel 2016 furono installati i varchi ZTL dopo un decennio che questi varchi erano stati installati e mai messi in funzione, mi correggo, quindi nel 2016 furono messi in funzione in maniera un po', a quanto pare, dalla lettura delle sentenze, non corretta, perché questi varchi, da quanto ho capito, non, tecnicamente non sono competente in materia, ma da quanto ho capito questi varchi erano installati in una maniera non visibile al cittadino. Si parla di tantissimi ricorsi, anche mi ricordo il consigliere Santoro chiedeva luce su questo tema. Benissimo, ora ci troviamo a pagare, a riconoscere, a pagare 6.107,65 euro, che sono solamente le spese, questo è il riconoscimento delle spese. Ora, anche qui ci sono delle sentenze, le sentenze sono passate in giudicato, quindi è vero che abbiamo incassato tantissimo su questa posta, più di 1.400.000, quindi dobbiamo anche fare, no, un bilanciamento. Però io personalmente ho chiesto al dirigente competente una relazione, perché non è tanto i 6.107 euro che adesso mi preoccupano. Mi preoccupa che cosa? La numerosità di contesti analoghi che possono avere un impatto sulla tenuta degli equilibri che non ci sono, perché poi arriviamo anche al punto dolente che è la salvaguardia degli equilibri. È chiaro, l'abbiamo approvato il 5 di luglio, questi equilibri non ci sono, quindi dobbiamo procedere a un piano di riequilibrio. Ma io devo capire di quanto stiamo parlando, perché ho in testa una cifra che è 10 milioni e 8 circa. Sono 10 milioni e 8, sono 11, sono 12, io voglio chiarezza, sono il primo a chiederla. Quindi la chiedo, l'ho chiesta ai dirigenti competenti, in modo particolare ho parlato con il comandante. La comandante. Due, i debiti fuori bilancio del quinto settore, l'ha illustrato invece l'assessore, ben fatto ad illustrare tutti e tre, quindi la discussione possiamo accorparla e poi faremo tre voti, tre votazioni separate. Consigliere Lonzi, prego consigliere. Sì, grazie Presidente, proprio in merito all'ordine del giorno vorrei chiedere una sospensione del Consiglio per riunire un attimo con la maggioranza. Grazie. Allora, c'è una richiesta di sospensione da parte della maggioranza che devo mettere per forza in votazione. Non so quanto vi occorre, 5-10 minuti, un quarto d'ora. Allora, metto in votazione. Veloce, consigliere Tedesco, almeno. Grazie. Sì, grazie Presidente. Siamo contrari alla sospensione perché penso che il collega Lonzi, come tutta la maggioranza, ci sia stato modo di discutere di questi debiti fuori bilancio. Quindi non capiamo i motivi di questa sospensione, piuttosto apriamo un dibattito su questi attacchi frontali da parte dell'assessore nei confronti degli uffici. Grazie. Grazie consigliere Fiasco, naturalmente il dibattito è aperto, quando riprenderemo i lavori dell'Aula possiamo dire ciò che vogliamo. Però io ho una richiesta della maggioranza che devo mettere in votazione. Chi è favorevole per la sospensione di 15 minuti del Consiglio Comunale? Segretario? 9. Allora, favorevoli 10. 10, 4. Ah, è arrivata pure la diagnosi. Contrari? Contrari? 4. 4. Allora, vista la votazione, sospendo i lavori del Consiglio Comunale per 15 minuti. Sono le ore 18:18, segretario, sospendo i lavori del Consiglio Comunale.